Avete presente quando nell'ultimo video di Clash Royale ho detto che alla fine della stagione tutti coloro che nel clan avrebbero avuto meno trofei del sottoscritto sarebbero dovuti uscire? Ecco, da lì non ho più vinto neanche una partita, un disastro totale, ho perso tutti i trofei e quindi probabilmente non uscirà nessuno dal clan. Quest'oggi faremo la sfida speciale con mazzi completamente casuali. Voglio tanti pollicioni in su, commentate, iscrivetevi alla campanellina. Io vi auguro una buona visione. Questo è Happy, bentornati in questo nuovo video della serie di Clash Royale. Eccoli qua, 5467 trofei, disastro totale. È finita di nuovo la settimana con tutte le cose del clan, sono arrivati i primi. Andiamo a aprire il baule insieme. C'è un po' d'oro che mettiamo sicuramente in saccoccia. Il cannone, la valchiriozza, il gigante elettrico. E chiudiamo anche con una leggendaria, tanta roba che arriviamo sempre primi. Il pescatore, mi sta bene. La sfida speciale di cui vi parlavo è il torneo Royale, che scade fra un giorno, quindi voglio sbrigarmi. E quando dicevo mazzi casuali, non stavo scherzando. Noi genereremo automaticamente, cliccando il punto interrogativo, un mazzo completamente a caso e proveremo a vincere la sfida. Complicato? Decisamente, secondo me, ma non impossibile. E direi di partire proprio da questo mazzo. Ogni partita cambiamo il mazzo un'altra volta, ve lo dico. Con che partiamo qua? Boh, io ti mando un minatore così allo sbaraglio in base. Ah, subito con il drago infernale. Non so se il drago infernale abbiamo modo di fermarlo. Forse non avrei dovuto buttare questo, probabilmente. Cerchiamo di fargli un botto di danno se possibile. Cucciolo di drago into the face. Frecce bruttissime, mi distruggono la vita, no! Il suo drago elettrico è particolarmente fastidioso in questo momento, ma se riuscissimo a ucciderlo con gli arcerini, vada che roba! Arcerini, anche detti goblin lancieri. Zitti che la torre sta andando giù, che è un piacere. Avrei potuto anche clonare il tutto, sarebbe stato devastante. Avremmo buttato giù la torre probabilmente, ma ormai abbiamo conservato il nostro elisir. Il nostro avversario parte col golem, io vado di minatore, continuo a fare un po' di danni. E che sta utilizzando? No! Lo skillless, no! Dobbiamo stare molto attenti perché la sua ripartenza sarà estremamente devastante in questo momento. Cerchiamo di fermare il più possibile quell'orda di mostri. Oh mio Dio, ci vedo messi davvero molto male in questo momento. Parte anche la furia, scendono i miei goblin arcieri. La mia valchiria là nel mezzo era ancora viva. La torre sta per andare giù. Oddio, ma com'è possibile? Raga, ve lo dico, è drammatica la situazione. C'è quel drago che ha agganciato la torre. Va ammazzato, se no ci fa le tre corone. Stiamo vincendo e abbiamo perso così. Andrei immediatamente a cambiare il mazzo e proseguiamo. E mo abbiamo un gigantone elettrico. Te distruggo, bello mio. Quello non dà la scossa, giusto? Però adesso che gli viene colpito, sì. Non male. Questi barbari scelti devastanti ci distruggeranno la vita. Dovremo sicuramente difenderci con gli sgherrettini. Addirittura la tronco accompagnata anche dal barile giù in fondo. Bello coraggioso il nostro avversario, che è andato praticamente in all-in. Maledetta principessa che rompe le scatole. Un po' di danni li abbiamo fatti. Noi sappiamo che il nostro avversario c'ha i barbari scelti. Partiamo anche noi con la principessa sul ponte, così facciamo del danno gratuito. Eccoli i barbari scelti che arrivano. Beh, teoricamente la torre bombardiera qua dovrebbe fare un lavoro egregio. Non voglio utilizzare l'abilità ancora. È peccato che sia riuscito a colpirmi. Mandiamo davanti lo spiritello del fuoco, così si tanca un attimo di danni. Oddio, è andato giù così, non me ne ero accorto. Peccato, abbiamo sprecato l'abilità qua. Tronco nelle gengive, va bene. Neanche un colpo alla torre. Principessa che riparte prorompente a attaccarmi la torre. Io le piazzo il gigante elettrico davanti, che lui ha già usato i barbari scelti teoricamente. E questo può significare solamente una cosa. Eccoci. Quel pecca romperà particolarmente le scatole. Ma connettere sulla torre per noi è già importante. Quello teoricamente non dovrebbe riuscire a colpire, grazie alla principessa che gli fa danno. Molto bene. Principessa che dovrebbe poter difendere anche a destra. Mi piace, ci sto. Siamo ancora in vantaggio. Mando l'orda di sgherri e mando anche la regina degli arcieri. Mando tutto. Vediamo se riusciamo a connetterci. Oddio, sì! Mi manda le truppe in pasto. Riesce a diventare invisibile, per favore. Grandissimo, abbiamo fatto fuori anche la principessa. E va giù la torre. Iniziamo a piazzare cose.
Tesla invasi in questo modo, non chiedetemi il motivo, ero preso dal panico, ho visto il barile. Doppia torre da quel lato, l'avversario lo vedo messo piuttosto male, sinceramente. Guardate, torre bombardiera che è fortissima. Questo mazzo sembra davvero molto forte, solo che dovremo cambiarlo finita questa partita, perché sono le regole della sfida di oggi. Mazzi completamente casuali. La veleno molto forte là in questa circostanza. Ti piazzerei la regina degli arcieri qua in tutte le gengive. Non attivavo manco l'abilità perché tanto in 5 secondi il nostro avversario non può fare niente. Generare continuamente mazzi casuali significa solamente che no, che sono un pirla. Non l'ho fatto. Sono un pirla, ma perché? Cambiano le regole del gioco allora. Ogni volta che vinciamo continuiamo a utilizzare il mazzo. Ogni volta che perdiamo cambiamo il mazzo. Considerando che i barbari scelti hanno pienamente targettato la torre, ci vedo messi piuttosto male. È andata giù. Aiuto! Ammazzagli quello per piacere. Io a sto punto direi di piazzare, se possiamo, Lord di Sgher. No, Lord di Sgherri forse adesso no, perché la strega poi ci potrebbe fare davvero molto male. Si parte in svantaggio sta partita, ma io non mi arrendo. Non mi arrendo, siamo stati solamente un po' sfortunati col timing. Eccoli che arrivano, Sgherri avversari. Sono contento in realtà che siano partiti adesso, perché arrivato da dietro col gigante elettrico, ma lascio caricare i miei Sgherri da 6. E la mia orda da 6 vi garantisco che farà il panico, anche perché accompagneremo il tutto con una veleno per cercare di fermare la difesa del nostro avversario. Appena raggiunge il ponte la mettiamo. Eccoli! Arrivano i barbari scelti. Vengono anche stunnati, vengono distrutti completamente. Adesso è tosta per l'avversario, Mamma mia, che attacco potente in questo momento. Torre che va giù. Bene così, mi piace. Se riuscissimo ad uccidervi anche quella maledetta strega. No, ripiazzo la torre bombardiera. Sento che i barbari scelti probabilmente stanno arrivando. Mi sa che utilizzerò una veleno qua, È molto probabile. Aspetta, mettiamo la regina degli arcieri intanto. Le sue truppe si turnicano sulla mia base principale. Il gigante lì va giù. Frecce che spazzano via tutte le mie speranze. Proviamo a riattivare l'abilità della nostra regina degli arcieri. Vediamo se riesco. Attiva, attiva, attiva. Sì, e abbiamo connesso la torre. Questi sono tantissimi danni importanti. Siamo in vantaggio in questo momento. Non di tantissimo, ma questa doppia torre ci difenderà in qualche modo. Anche perché poi esplode tutto. La Valchiria va giù, la Tesla continua a fermare i barbari scelti. Il draghetto viene stunnato, principessa laggiù in fondo. Palla di fuoco che arriva e prende anche mio... No, non l'ha preso. Boni tutti che non ha preso il gigante. È fantastico tutto ciò. Vado di orda di Sgherri, non so se riesco a caricare in tempo la veleno, purtroppo sarebbe buonissimo riuscire a farla. Arrivano i barbari scelti, lo sapevo. Veleno che brucia tutto là nel mezzo, basta ogni cosa. Quelli muoiono probabilmente, Morti tutti. 700 di vita sulla torre, oddio, non ci voleva. Mannaggia, spero che si giri. No, non riesce a tornare. Oh, oh, muori. Oddio, siamo messi male ragazzi. No, le frecce. Oddio, pochissima vita. 500. Non voglio morire. Se riesce a girare le frecce abbiamo perso, ragazzi. No, la palla di fuoco. Ma dai, avevamo recuperato una partita difficilissima. E niente, sono un pirla. Mi sono dimenticato di nuovo di cambiare il mazzo. Ma com'è possibile questa cosa? Oh mio Dio, Stefano. Va bene, la principessa ci aiuterà a fare un po' di danni gratuiti. Piazza questo. Direi di mettere anche la torre qua a protezione. Oh mio Dio. Veramente non lo prende? Non ci posso credere. Non ci posso credere. Cioè qua gli abbiamo regalato una marea di danni sulla torre completamente a caso. Brutto quello lì. Vorrei fermarglielo, ma secondo me è meglio lasciarlo andare a dritto, ve lo dico, assolutamente. Vai così. Gigante elettrico, tira a dritto. Quella roba là si prende la torre. È vero, ma non ci interessa, non ci interessa. Per un pelo non ho preso anche quel mostriciattolo. Beh, che ovviamente uccide prima tutti gli sgherri e poi si gira sul gigante elettrico. Pazzesco. Beh, ma ha focussato tutti gli sgherrettini. Incredibile. Non so come va a finire qui, ragazzi. È molto tosta la situazione. Guarda che roba, perché questa esplosione mi fa fuori tutto praticamente. Non penso di avere la possibilità di ripiazzare nuovamente un'orda di sgherri. Devo riuscire a prendere quella torre però. Sì. Non so come fare, ma devo riuscire a colpirgliela. L'unica qua è un miracolo dei miei sgherrettini, che dovrebbero riuscire a targettargli la torre prima che lui faccia qualcosa. No, abbiamo perso. Finalmente posso ricordarmi di cambiare il mazzo. Un po' pesantuccio quello. Vada per questo qua con un nuovo campione. Non so che premi ci porteremo a casa vincendo due partite. Facciamo schifo. Farei un bel cavaliere d'oro. Aggiungiamo anche gli sgherri che arrivano perfettamente per impedire a quel drago infernale di fare il panico totale. Ti prego, dimmi che arriviamo a spaccargli la base. No,
l'esplosione non lo prenderà mai. Drago infernale è devastante in questo momento. Lo usano praticamente tutti sta modalità. Boh, poi mi spiegheranno il motivo. Devo piazzare una capanna per i goblin, se no prendiamo troppi danni, raga. Siamo in svantaggissimo in questo momento. Cerchiamo di non ripetere gli errori che abbiamo fatto prima. Per esempio, qua un'orda di sgherri è perfetta. Spero che quello si giri qua e si lanci. Le frecce devastanti. Qua prendiamo una marea di danni. Quello colpisce pure il mio stregone, ma è pazzesco. Torre a sinistra che va giù, perché mazzi casuali sono per l'appunto casuali. Dubito che riusciremo a ribaltare questa situazione. Probabilmente non riusciamo a prendere neanche una torre, nonostante questo attacco prorompente a quell'altro. Oddio, però eravamo riusciti a prenderla adesso ed eravamo in una situazione piuttosto vantaggiosa in questo momento. Fatto sta che se non abbiamo perso con le tre corone è un miracolo. Perdo tutto, anche l'anima. Ultimo mazzo, quindi abbiamo perso tutte le partite possibili e immaginabili. Continuiamo a giocare mazzi casuali. Partiamo con un cannone a rotelle da dietro. Mazzo piuttosto strambo, c'è un sacco di strutture. Però vedo anche un arco X che potrebbe essere molto interessante. Non worka molto con quei dannatissimi scheletrini, né tantomeno con quell'arciere pirotecnia che rompe le scatole a morire. E qua tocca tirare a fulmine, raga. Per forza, se no quello lì ci spacca il culo. Che devo fare? Mi tocca intervenire con un gran cavaliere, se no stiamo a buccia. Vieni qui, bello mio, un solo colpo. Se adesso il gran cavaliere riuscisse in qualche modo ad arrivare in base dell'avversario, non sarebbe per niente male. Io gli metto un'orda di scheletri appresso per il semplice motivo che lui ha già usato l'arciere pirotecnico. Buono, buonissimo, ha fatto un errore, ragazzi, eh. Secondo me non avrebbe dovuto giocarla così la sua carta. Loro fanno male. Non sembra, ma ci riprendiamo lo svantaggio di prima. Questo non lo facciamo passare. Facciamolo girare di qua, che glielo finziamo bene bene. Le guardie così royal non sono male. Comunque in attacco adesso lui deve impiegare dell'elisir per difendere il tutto. Danno a sinistra, danno a destra. Tanto danno a destra, tra l'altro. Meno di 1000. Sarebbe figo vincere l'ultimo game. Quanto male fanno le guardie royal? Pensavo molto meno, sincero, eh. Pensavo molto meno. Ti prego, girati di qua. Vediamo se riusciamo. Teoricamente quello quando va giù... Non va giù, no, non va giù, è un disastro. E non va giù perché non è stato distrutto, quindi la sua mongolfiera non si ferma. Abbiamo preso la torre a destra, abbiamo praticamente perso quella a sinistra. Senza praticamente. Boom, salutiamola. Adesso però deve partire la strategia. Gran cavaliere qua, far esplodere tutto quanto. Devo mettere questo arco X a attaccare la torre a sinistra e difendere subito con un'orda di scheletrini. Sì, abbiamo fermato il pecca. Che goduria, che benessere. L'arco X è una delle carte più terribili che uno vuole trovarsi davanti mai nella vita. Fa un danno imbarazzante sulla torre. Guardate, già a 1300. Log Rider forse se la prende, eh. Oh mio Dio, 600, si può fare. Mi sembra esagerato in questo modo, amico, eh. Purtroppo il P.E.K.K.A. è riuscito a connettere sulla base, ma non farà chissà quanti danni. Vogliamo fermare questo acere birotecnico, grazie. Oh, c'è una mongolfiera che arriva, fermati qui per cortesia. Un colpo io lo devo far tirare per forza, ragazzi, eh. Se questo Grider riesce ad arrivare in base, abbiamo vinto almeno l'ultima partita. Con un mazzo completamente a caso nella sfida del torneo. Oddio, 8 di vita? No, bello mio. Piu, piu, piu. Fulmine, che conclude in bellezza con una vittoria. E anzi, aver vinto questa partita significa che non siamo ancora fuori. Possiamo creare un nuovo mazzo. Non mi piace. Questo non è male, molto interessante. Dai, proviamolo. Non è che per queste partite avessi chissà quale ambizione di fare risultati incredibili. Ovviamente stiamo giocando con mazzi casuali e questo è quello che passa e convento in questo momento. Io farei andare davanti a tutto il domatore, così possiamo mettere un'orda qua. Va bene, mi ha zappato lì. Peccato, perché quello stregone ci distrugge completamente. Ma lo sapevo già. Ti prego, colpisci. Riesci a colpire di nuovo, ti supplico. Let's go. Però fortunatamente abbiamo l'inferno, quindi non dovrebbe assolutamente essere un problema. Giocherei con calma. Iniziamo a mettere gli arcieri divisi. Lui adesso investirà tanto elisir sulla destra, quindi in qualche modo voglio riuscire a tutelarmi con qualche danno anche sulla sinistra. Così deve difendere per forza. Arriva l'inferno adesso. Inferno che ci aiuterà tantissimo. No, la zap. No, dannato. Uccidiamo quella strega per piacere. Torre che va giù. Diamo una zappettata qua in the middle. Non so. Ha usato già il suo stregone, quindi non può contrastarci teoricamente l'orda di sgherri. Anche perché adesso aspetto un attimo 8 di elisir per piazzare domatore di qua con dietro l'orda di sgherri. È partito col gigante da dietro. Col golem, non il gigante. No, la tornado. Oddio, però non basta, eh. Non è sufficiente la tornado. Torre che va giù.
Praticamente non è andata giù del tutto, ma quasi. Fermare il cavaliere lì, dannatissimo. Serve un domatore. Se questi rientrano in base di nuovo, è la fine. È la fine. Devo zappare il tutto. Vi prego, a qualcuno mi aiuti. Dobbiamo ancora buttare giù la torre a sinistra. Vorrei ricordarvi che in questo momento non ci siamo riusciti. Ti prego, uccidetegli almeno quello. È un problema. È un problema. Se il mio grider non riesce a dare un colpo, abbiamo perso. Abbiamo perso così. No, dai, non ci voglio credere. Non ci posso pensare. Per 100 di vita non gli abbiamo buttato giù la torre. Non avevamo niente. Né una fulmine, né una palla di fuoco, né delle frecce. No. E finisce così il nostro torneo Royale. Malissimo, tra l'altro. Devo darti 500 gemme per un baule? Vabbè, pigliatelo, dai. Dammi sta leggendaria, che comunque sono 40.000 monetine risparmiate. Gran cavaliere che arriva prorompente in saccoccia, 10.000 monete da parte. Abbiamo fatto un po' schifo, tutto vero. Andiamo ad aprire anche sto baule, così chiudiamo in bellezza. Ci sono dei jolly, ma questi ormai siamo abituati. Jolly leggendario. E il campione, che spero sia uno che mi manca, quindi non la regina degli arcieri. Grazie, cavaliere d'oro che possiamo potenziare adesso. Ragazzi, questo video di oggi termina qua. Sono un po' schifato dall'aver subito a destra e a sinistra schiaffi come se non ci fosse un domani. Però con i mazzi casuali, questo purtroppo è il nostro destino. Spero vi siate divertiti. Se avete dato tanti pollici in su, commentate, iscrivetevi alla campanellina. Noi ci vediamo nei prossimi giorni, nel prossimo video. Grazie per tutto. Bye. Oh cavolo, ma ho perso anche le mutande.